Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Baldur's Gate 3. Siamo riusciti a risolvere il nostro problema. Sì, abbiamo rifatto... Nel senso che abbiamo rifatto la battaglia, ma più o meno è andata come prima, dai. Forse è morto... No, no, come no? È morto qualcuno di meno. No, io non secondo sono me è morto qualcuno in più. Degli alpinisti. Ah, sì, sì, è morto qualcuno in più degli alpinisti. Degli alpinisti, sì. Sì, sì. E lei non è morta, in compenso no. È morta Carla, come potete vedere, ha uno di vita. Esatto. E poi il resto abbiamo fatto uguale, praticamente. E io volevo aprire il forziere di legno là sopra. Vediamo se vediamo se stavolta ci riesci. Stavolta però ho salvato. Ho salvato, quindi. Esatto. Scassiniamo. Hai visto Karlak come ti segue? Sì, ho visto. Ecco, serratura aperta. Ci abbiamo Trilli qui che sta sempre a trilleggiare, sì. Quindi sarà uno spettacolo averla. Amuleto della foschia di Hammergrim. Da l'incantesimo nebbia, praticamente. Mamma mia, dategli una botta in testa. Non c'è un sonnifero o qualcosa? Pezzitilla questa. Ma vediamo, non so se metterlo. Boh. Nube di nebbia. Io avevo già nube di oscurità. Ma questo cos'è? Riposo lui. Vabbè, se no lo metto io, va. Ora dobbiamo veramente andare a riposare, però. Sì. A parte che sono stanchissimo. Proprio una roba, guarda. Una roba proprio, cioè, due volte lo stesso boss. Cioè. Vabbè, ma dai, ce la siamo cavata. Su. Dove cazzo ero la mappa per aprire sta cassa, sto cretino? E qua abbiamo visto tutto. Sì. Magari, ecco, prima di riposare... No, qua no. Andiamo a vendere. Teletrasportiamoci alla locanda. Vendiamo tutto. Che comunque... Alla locanda. Ah, vedi, qua c'è roba, vedi? Roba per me. Ok. Sempre roba per lui. Io trovo solo cose marce. Sa come mai. Vabbè. Va bene, dai. Io vado alla locanda, Allora, com'è qua che si chiama? Locanda, ok. Locanda ultima luce. Sì, ecco. Allora, vendi tu, tanto io dovrei aver flaggato tutto, ricontrollo, sì, puoi vendere. Sì. Vendi mercanzia. Attenzione, 978. Ti ricordi che io volevo comprare una spada? Ecco, è colpa della spada. Ma fammi vedere, no, non mi ricordo se era 1200 o 1400 già. Carissimo Demon. Guarda che nella mia prima run non ho mai comprato così tanta roba dai mercanti, te lo dico. Quindi stare in mia compagnia ti rende più shoppingistico. Sì, 1440. Mi spiace, non ti posso manco aiutare io perché c'ho $23. $3? Sì. E niente. I'll be here if you need anything. E niente, se no posso. No, vabbè, possiamo vendere la roba dell'accampamento. Ma no, aspettiamo. Allora, andiamo a fare questo riposino, che dici? Sì, riposiamo. Andiamo. No, cos'hai fatto? No, ma che sto a fare? Scusa, ho sbagliato icona. Vai all'accampamento. Oh, questo lugubre accampamento. Dobbiamo rifare il giro a parlare, non credo, perché no. L'ultima volta abbiamo parlato con tutti. Sì, infatti qua nessuno... Non vedo icone. No. E guarda che la Pixie sta continuando a parlare dove c'è Gale. Meno male, va. Alzi non c'è, vero, perché... No, sta lì alla locanda.
Va bene, allora aspetta, facciamo. Ecco, forse dovevamo parlare con Alcin. Quando stavamo, capito? Allora, Okanda. E allora andiamo a parlare con Alcin prima. Ma no, ci possiamo andare pure dopo, tanto dobbiamo solo parlare. Riposo. Ok. Aia. Vedo già. Ma vedo che è già sto movimento strano. Vedo già dei fumetti. Aiuto quella. Vabbè, vado dal vampiro qua. Sì. Che te sei sciolto. You know, I feel a ancora. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Ambizione. Cosa intendi con ingenuità? Oh, fidati, noi non abbiamo niente in comune. No, aspetta, voglio sentire che cosa intende con ingenuità. Just that you have a... Ovvio. You like doing what's right. Esatto, so vedi, ha capito. What would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? Dovremmo distruggere il culto e mettere fine alla sua malvagità per sempre. Mi libererò di questo verme e poi tornerò alla mia vita. Guarda, la risposta che si aspetta lui è sicuramente la terza. Ah, sicuramente, sì. Io dico la prima. Try to think outside the box just a little. Consider the parasites in our skulls and think how many others have the mind flayers infected. Hundreds, thousands. And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Starion, tu non hai capito una ceppa di me. Un potere malvagio non lo farò. E come dovremmo riuscirci esattamente? Ma manco io chiedo. Finché non ci trasformiamo in Mind Flayer, vuoi dire? È un'idea allettante. No. La prima. No, la prima. Power is just a tool. It's people that are good or evil. And even they can be a little bit, I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. No, è fuori discussione, ci penserò su, oppure potremmo semplicemente goderci tutto quel potere, ma vaffanlo. No, è fuori discussione. So much for thinking you had ambition. Still, we're not there yet. Maybe you'll see the light. Già ho visto la luce. Sì, in tutto sto buio. Vabbè, ok. Ciao. Ecco. E invece Karlak vuole parlare con me. E allora vadi. Vengo a fare il guardone, posso? Hey, soldier. I thought I might come visit you later. When everyone's asleep. Te sto a sentire, sì. Ma certo, niente mi renderebbe più felice. Dice, devo mettere fuori come tinto gli altri per farli addormentare in fretta. Non c'è bisogno. Sì, la prima. Me too. See you later. I can't wait. Ah, basta. Porcelline. Ok, allora io riposerei. Guarda, no? Questa la zella intenuta da Uè. Ah, notturna, sì. Guarda. Sì. Vabbè. Riposiamo? Sì, vai. Riposo. Sì. Ok. I think the others are asleep. È un dialogo privato, vuoi vedere? Certo, beh, scusa. Dove stai? Poi le altre cose qua. No, dovresti.
Vedi, vedi anche tu? Ok, sì, adesso okay, sì. Ok. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Since I met you, all I wanted was to be close to you. Mazza, proprio amore a prima vista. Sure, infatti. I won't hurt you, right? Ma che me frega. Faccia, credimi, sto badando a me stessa e a te, vai. Sì. May I test that theory? Prego, prego. Vai, vai. Say it loud. I'm yours, Carl. Quante cerimonie, dai. Mamma mia. Cioè... No, no, prima tu. Potevi dire no, no, prima tu. So good in your mouth. Veramente non ho parlato con roba. I'd like to take you to bed now. Ma hai gli occhi blu, sbaglio? Sì, sì. Pensavo che non avessi mai chiesto. Oppure tu mi piaci, Kallak, ma non penso di voler dormire con te. No, aspetta, stiamo esagerando. A pensarci bene, credo di voler stare da sola. No, no, pensavo la prima, la prima. Prima, prima. Gods be damned. Perché è blu? It's a good day to be alive. Ma che ne so, boh. Forse che sta bene, è ma serena. Magari è il gas, tipo quello blu. può darsi. Ah, ci fanno vedere proprio tutto. Ma proprio bene. Però c'ha una foglia di figo davanti. Ah, è vero. Ah, così non si vedono. Eh sì, perché abbiamo dopo... È vero. Le nudità. Adesso esplode. Cioè, secondo voi nessuno vi sente? Io se sto sentendo tutto, ve lo dico. Sto proprio lì. Che fa? Ecco. Tutto fatto, tutto a posto, tutti sereni. Oh, mo sì. Cioè, oggi secondo me il tuo personaggio... È felice. Con una, sì, sì, con una freccia distrugge tutto. E Carla che vuole parlare ancora. Attenzione, ancora? Attenzione, dopo la nottata, attenzione. Ti vuoi dire che è stato bello. È privato? Ma andiamo porca un vacca. Andiamo un po'. Scusa. Buongiorno, testolina addormentata. Ma che fa? Buongiorno, sì. La scorsa notte ho sognato un'uccellina che mi canticchiava e guarda, eccola lì. Ma che cazzo? Diciamo la prima, sì. Vai. Oh, God, sorry. I was in my own world. Hi. Hello, good morning. Sorry I didn't wait around this morning. I was just buzzing. Didn't want to wake you. Hai dormito bene stanotte? Ho adorato per ti toccare ieri sera. Tutto quanto. Tutto quanto. Tutto quanto. More than I've ever loved anything. Last night was incredible. This morning is incredible. Every moment with you is beyond belief. You still like me, right? Ma sì, scusa. Certo che sì, non metterlo mai in dubbio. Ma insomma. And nothing bad is going to happen now. Nel senso che muori, non so, scusa. Ma oppure nel senso che te vorresti innamorare di qualcun altro tipo Gale. No, ma a questo punto no, Gale, ciao, scusa. No, non allora, ci sarà mai più nulla di bene. Male. No. Se non si usa, ci sono indicativi, ci sono molti disastri, disastri, ma li affronteremo insieme. In that case, bring it on. I adore you, you know. E quante volte lo dici? Io ti amo. Vai, vai, vai. I love you too. Oh, oh my God. Non lo voleva dire per prima. Just say that. Oh my God, if I smile any bigger, my face is going to crack. Oh, I'm pathetic. Besotted. And it's all your fault. I guess we better get the day on. So much to do, so much to see. Together. Hey!
Ma scusa, non abbiamo dei bonus temporanei? Secondo me Karlach oggi proprio fa fuori tutti, proprio. Vabbè. Allora, io però devo... Chi è qua? Dica. Ah, io do un'occhiata. Ah, questo è Gale. Aspetta. No, do un'occhiata. Devo un attimo rimettermi... Pala. Ah, sì, faccia. Pala, io intanto pala. Do una sbirciata. Guardo. È tipo questa. Questa no, okay. Questo no. Se per caso posso vendere qualcosa che veramente non mi serve. A chi? Ah, beh, sì, lì ha... Ah, tipo lo stocco più uno, ok. Anche questo. Questo no, si sa mai. Questo no. Guarda si che sa tenda mai. Di lusso che c'è questo. No, questo no. Ah, questo ne abbiamo due. Vendo uno. Questo posso vendere. Ve lo aspettiamo. Ah, beh, questo posso venderlo. Questo posso venderlo. Ah, e poi abbiamo tutti. Vabbè, questo posso venderlo, anche questo. Dai, raccogli, aggiungi la mercanzia. Ah, poi abbiamo roba qui. Aspetta, ordina. Ecco. E va bene, dai, vendo sta roba. Torniamo indietro? Sì. Non raggiungerò 1440. Ah, ma Gale vuole parlare. Ah, guarda. È qua, però. Vediamo. Ah no, aspetta, parlaci tu. Razzo. Attenzione. Aia, gelosie. Karlach, yes? You burn for each other in more ways than one. I, thought you would show me the respect of telling me first, but... Ma non c'era niente tra voi, ma che vuoi? You can tell me now. Who is it to be? Me or her? Ah, vedi, si è offeso. Voglio stare con Karlach, che dici, mi dispiace. L'amore non va costretto in regole rigide, che nel mio cuore c'è posto anche no, per te. Dai. No, facciamo... Non credevo ci tenessi così tanto, Gale. Anche. Mm. Che vuoi fare? Beh, no, dai, voglio essere... Non voglio... portarla avanti per le lunghe, cioè, voglio stare con Carla a questo punto. Allora, vai. Don't be. She has a good heart. Poor phrasing. She has a terrible heart. But she's surprisingly caring, considering it. I won't leave. Not unless you want me to. Ma no. Until fate forces my hand. If your friendship is all we have, then I will be happy to have it. Quindi per il momento sta un po' sul balls. Ma sono no, felice di averti qui. Ma sì, sono felice di averti qui, Gale. And I'm lucky to have met you. My friend. Certo, my friend. È un po'. Però scusa, non ha disapprovato né niente. Cioè, fa vedere. No, vedi, comunque. Ma, cioè, ha detto addirittura, potevi dirmelo, ma che te devo dire, non c'era niente tra noi, cioè. Ci siamo solo sfiorati. Ma infatti, ma vedi, abbiamo comunque, solo chiacchierato. La relazione procede molto bene, vedi, cioè, quindi non è scesa? No. Vabbè, meglio per lui. La tua forse è salita, no, è più alta. La mia? Non so. No, credo. Beh, Gale, va bene così, dai. Ah, forse sì, forse la mia un po' più è salita. Allora, so vediamo cosa. Con Carla che io è variabile. Cavolo, manca poco. Quanto manca? Io 1239. Io non c'ho niente da vendere. No, non lo so. Vabbè, dai, tanto andiamo in giro, sì, prendiamo roba. Sì.
Allora, andiamo a parlare con l'Orso Yogi. Ah, l'Orso Yogi, sì. Ma a sto punto, dai, tu devi trovare qualcuno, insomma. Chi? Chi tu trovi? Con cui instaurare una relazione. Ma l'unico che me si fila è Astarion. Cioè, posso dire? Cioè, Astarion, che mi è stato antipatico dal primo momento. E pensa che invece la maggior parte delle persone che giocano o hanno giocato a Baldur's Gate 3 adorano Astarion e ci hanno fatto la romance. Ma Astarion... A me mi è stato antipatico, che devo fare? Vabbè. Dai, allora, parla con Alsin. Dai, magari Alsin poi è disponibile, veniamo. Magari Alsin a sto punto. O Mintara, ma chi lo sa, vediamo. He keeps saying Thaniel's name. He must know more. We need to rouse him. No, non dice niente, vedi? No. Vedi? Queste l'abbiamo già lette, no? Mi pare, cioè, di sì. Mi pare di sì. Vabbè, niente. Vabbè. No, io pensavo che dopo la battaglia, capito, ci avesse qualcosa da dire. Sì, invece no. No, vabbè. Allora, continuiamo a spippolare fuori. Sì. Anzi, partiamo. Salva pure. Sì. Partiamo proprio da qui. Sì, siamo da qua. Dove volevo partire io, Sì, sì. Per fare le cose in ordine. In ordine, certo. Lui, se non fa le cose in ordine, mamma mia. Vadi. Però, sì, ho capito, ma... Sto pensando, dove possiamo andare? Allora... Intanto io menzino nell'ombra. Tanto sto qua. Casa nelle profondità. Vabbè, questo qua più vicino, magari. So. Fammi vedere, vero, le missioni. Ok. Aiuta. Vabbè. Ok. Ok, qua. Va bene. Niente, andiamo dritto per dritto. Dai, dritto per dritto così, quindi all'insù, vai. Aspetta, vieni qua. Vieni qua. Ti devo dare la luce. Vabbè. Okay. E Gale deve dare la luce a me. Con ora però... salva. Aspetta, con l'arco però. Ok. Ecco. Ok. Benissimo, siamo tranquilli, abbiamo salvato. Allora, dove andiamo? Sul tronco. Qua dritto per dritto si va verso la casa nella profondità delle ombre. Percezione fallimento. Qui ci stanno morti, alpinisti morti. Percezione fallimento. Devo svelare. Svelare la mappa, sì. Al solito. Parte nera. Io ho luto questo. Ah, nemico. Oh no! Ma che no! Che porca voce! Vabbè che abbiamo salvato. Ma no, no. Io È solo che sorpreso. Perdiamo un turno. Tu sei anche lì davanti. Vogliamo. Guarda qua. Sì. È meglio. Perché abbiamo fatto percezione fallimento tutti, quindi non abbiamo capito l'imboscata, capisci? Sì. Non mi ricordavo che erano qua, questi qua. Devo fare più attenzione, non andare
così a cazzo, ma a parte che sarebbe successo lo stesso, perché chi lo sapeva che c'erano quelli? Beh, io però non me lo ricordavo. Ah, ecco, vabbè. Cioè... vabbè. Ok. Ok. Aspetta. Ovviamente li ammazzia. Oddio, la telecamera. Aspetta. Cosa succede? Sì. Ma no, la mia telecamera è impazzita a un certo punto. Another step forward. Vediamo se adesso lo capiamo. So. Fallimento. Vediamo tu. Io proprio non percepisco niente. Comunque si vede là in alto, è di cumulo strisciante dell'ombra, lo vedi? Ah, sì, sì. Il fatto è che appaiono anche gli altri. Schisci. Anche tu hai fallito. Ah, ho fallito? Eh sì. Ma senti, se colpiamo noi per primi... Sì, direi che è meglio. Eccolo lì. Magari colpiamo prima... Salvo. Sì, salva. Colpiamo prima questo. I'll strike you down. Ok. Stavolta non siamo sorpresi. Poi mi sa... Ah, sì. Non mi hanno visto a me ancora. No. Fa vedere questo. Resistente al necrotico. No, così. Ecco. Così anche Gale è entrato in combattimento. Manca Carla. Anche tu entri in combattimento in qualche modo. So. No, non voglio entrare in combattimento. Ma io non lo so. È mancato, ok. Va bene. No, che fai? Scemo. Ecco. Becchiamo questo, dai. Oh. Ok. E basta. Tocca a Pala. Pala. Mettila davanti che fa da esca. Pala. Così. Pala perché non si muove? Ah, perché non è entrata in combattimento, Pala. No, sì che è entrata in combattimento. Adesso? Ah no, pure prima. Non si muoveva. Volare. Ok. Fanno da esca. Beh, questi non so molto. C'hanno 28 di vita. Ecco, me lo dice. Anche gli altri, ma non è molto. No. Vabbè. Madonna. Questo... Occupare, ci penso io. Fai bella palla di fuoco lì in mezzo. Hai capito? Cioè, se si ammucchiano tutti lì. Ecco, turno mio, dai. Aspetta, non usare lo slot incantesimo. Usa. Ah no, bravo, sì. Siete pronti? Siete pronti? Via! Madonna. Una strada. Ma tipo Elden Ring. Sai perché? Cioè... Perché quelli lì, quelli più piccoli, erano delle mine vaganti. Quando tu li uccidevi, loro scoppiavano. Quindi sono scoppiati. Ecco, benissimo. Quindi io mi faccio un po' indietro. Manca lui. Quello grosso, ce n'è un altro qui nell'angolo. Sì. Io vado un po' indietro, però ho paura.
Perché adesso saranno incazzatissimi che gli ho sterminato l'esercito. Ah, ha resuscitato due? Ah, sì. Succhi gastrici, che schifo. Pensa alla puzza. Sbatti tacchi, Gale. Ecco, vedi, mo Gale se n'è andato più indietro di me, mannaggia. Aia. Mi hanno stritolato pala. Ha resuscitato due alpinisti. Sì, gli alpinisti. Allora, fermi tutti, fermi tutti. Vado di nuovo con palla di fuoco. Siete pronti? Tanto a Sarlacc non la piglio. Bene, allora io sto fermo. Dai. Sì, sì, vado. Grande. E gli alpinisti, uno di vita. Facciamo così. Se scusa che ti faccio compagnia. Via. No, l'ho preso. Allora Karlach. To. Così. Ok. Alpinista. Ok. E questo è. È resistente al fuoco nonostante sia un albero, cioè un... strano. Ah, è immune, ok, è immune alle frecce, capito. Ah, ok, quello più grosso è immune alle frecce. Vabbè, e to. Ecco, e è grosso. E to, frastorniamolo, vediamo se ci riusciamo. Ok. No, tiro salvare, ok. The last board is set. Gale è immune anche ai danni elettrici, eh? Ho visto. È resistente al ghiaccio. Ah già, è anche al fuoco, è vero. Sì. Dardo incantato dopo, oppure frantumare. Io uso dardo incantato su questo qui. Guarda, 10 di vita. Oh, Karlach, resisti. Brutto pezzettone di... Perché io ero indietrissimo rispetto a tutti? Rampicanti dell'ombra. Ma no, dai. Ma io non lo so, veramente. Cioè, io mi sono messa proprio indietro a tutti. A me mi è venuto a prendere con sta lingua biforcuta di radice di sta ceppa. Volevo far frantumare, ma ha frantumato lui. Allora, provo a eliminare quello più piccolo. Sì, tanto adesso si scaglierà su di me. Ecco a distanza. Ok. Manca solo lui. Però c'ho 179 allora. Ancora. Dai, Karlach. Pensa alla notte scorsa. Ma no, non ci arrivo. Ma come non ci arrivo, scusa? È qui. Immobile. Non posso fargli niente. Ma dai. Ma neanche. Perché è immobile, intralciato. Ma scusa, ma è qui? Boh. Non può che mo. Sì. Non posso fare niente. Non posso fare niente. Ah, guardate che fregatura. Sì, vado. I danni da acido come stanno? No, non ne parla, quindi faccio. Ah, vediamo se funziona. Ci sono i morti qui. Mi devo avvicinare. Per essere troppo lontano. Vabbè, facciamo così. Voglio provarla sta cosa. Di livello 3. Medio piccola.
Ah, due, fino a due. Dov'è l'altro cadavere? Non lo so. Aspetta. Forse ci sta lui sopra. Uno, ma è qui. Non lo vedo. E qui, spazio non sufficiente, mi dice. Vabbè, ne evocherò, ne resusciterò solo uno, ne vediamo. Servitore non morto. Poi sbatto i tacchi e me ne vado. quello lì fa da... Però 10 danni. Vedi, gli ha dato una pezza al sedere, hai visto? Sì, ho visto. 10 danni, Cioè, e questo pezzettone si è scagliato su di me, ti rendi conto? Tocca a me, ma te rovino, guarda, se fa proprio... Aspettami un po' che te rovino. Vediamo, proprio un evoca. Po' che cretino. Attenzione, vediamo. Attenzione. Del livello 3? Del livello 3. Ok, l'ho invischiato. 20 sta. Frantumare. Ci stracci due, mo me ne vado pure, tiè. Me ne vado. No, aspetta, dove vai? Che lì ci sono i rampicanti, attenzione. Ah, giusto. Okay. Dove me ne vado? No, perché poi no, movimento insufficiente. Niente, non mi posso manco muovere. Allora, era Karlach nemmeno, via. Ok. No, Karlach si è mossa. Io sì, ma io devo venire avanti. Così. Voglio andare. Vai, mena. E bevi. Potevo beve, vedi? Devo beve, Sarà una biletta, ma sarei ricordata. Potevo beve, non ho bevuto. 28%, scusa. Ah, no, ok. Che facciamo? Tocco gelido. E 4. No, scappa. Si è rigirato, bombe via. Ecco. Oh. Ma guarda che è resistente al fuoco, io non lo farei, non farlo, tanto gli faresti poco danno. Ma vabbè. Ah, posso comandarlo il non morto. Ha 28 di vita il non morto, Sì, sì, infatti. Mettimo davanti, ma si via lui. Così. Oh. Ammazza, che sberla. Ma li morte. Cioè. Che io sberla. Ti rovino la vita. Facciamo... Aspetta, fa vedere. No. Aspetta. Aspetta un attimo, che faccio canto, la faccio cantare la mia spada. Spada canterina, vai. Ah, però non sei abbastanza vicino, a quanto pare, vabbè. Vado con dardo? Ok. Vai pure. Se sta fermo, sto cretino. Vai. Mamma mia, 14. Rischiamo. Ok. Colpi nel buio. Karlach, trovi ispirazione. Ispirazione. Attenzione. Qua facciamolo, va. No. Randello di legno. C'è un bastone. Cosa c'ha? Sacca di ombro radice. Ah, forse devo aspettare Corteccia. Un pochettino. Vabbè. Ok. Ingrediente alchemico. Non male sta doppia spada. Allora io prendo tutto. Vuoi vedere? Guarda. Faccia vedere. Randello di legno di ferro. Beh, questo si può vendere. Ecco. Ok. Oh, il non morto rimane, va?
C'è la Gale, hai visto? Questo. Chi è che urla? L'ambiente. Corteccia. Beh, roba è per l'alchimia. Torcia. Tiro salvezza rampicanti. Perché loro sono delle rampicanti viventi, quindi. Oleandro nero. Oleandro nero. Scala. Ok, c'è un po' di luce. C'è un libro. C'è una chiave. Prendo. Ah, la chiave, ok. Cos'è, scusa? Aspetta. Nel forziere. No, ho sbagliato il tasto. Aspetta. Nel forziere. Dai. C'è anello dell'autoimmolazione. Mm-hmm. A chi serve? No. Immolati tu. Dallo allo zombie. Incendiati per ottenere calore. Ma. Hai direi che salvato? Lo vendo. Adesso sì, vendi. Salvato. Ok, adesso può succedere anche il chi se ne frega. Sì. Ma è impossibile. Ah, perché ci stai usando tu la scala. Si sposti. Ah. Mi sto spostando. Ah, non devo saltare, mi scusi. Ok. Oh, lo zombie mena. Mandi molte. Sì. Oh, gli ha dato certi schiaffoni al sedere, sì, prima. Sì. Sono rimasta, dico. No, mi sono intrappolato per un turno. Ok. Qua si può arrivare dall'altra parte? No. No, dobbiamo fare il giro di sotto. No, che di sotto? Sì, di sotto, andiamo di sotto. Il giro di Peppe intorno alla Reale? Sì, esatto. Allora, da qui, guarda. Sì. Da dove? Mi segua. La seguo. Evoco. Dai, il corvo. E corvo 2. Ok. Ah, io dovrei. Ah no, pala non la posso. No, sì che puoi. Ah, posso adesso? Mi pare ogni riposo breve si può. L'ho fatto il riposo breve. Qui ci siamo curati. Una telecamera qui impazzisce, aspetta. Oddio, un'altra volta, no, eh. No, la telecamera, boh, vicino a sta roccia. Impazzisce, lo so. Ok. Eccomi, eh. Vai. Ok. Senti, ma aspetta un attimo. Io evoco pure il mio non morto, che dici? Ah, è vero, tu non l'hai più usato. No. Secondo matrimonio, sì. No, Namo ciccio. Questo, sì. Magari fanno amicizia, si innamorano. Allora, lì è dove c'erano. Sì, gli arpisti che abbiamo già lootato. Sì. Mm-hmm. Penso, pare di sì. Siamo un piccolo esercito. Sì. Utterly fascinating. Unless you happen to be standing on it, of course. Tappa scoperta.
Allora, su di qua. È qua dove c'era quel bambino, mi pare. Sta salvando lui, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Fermati. Perché il marito di Ciccia si è dato. Quindi allora è a tempo, forse. No, perché per il salto, credo. Adesso aspetta, ci riprovo. Sì? Lo rievoco. Sì, sono saltati tutti tranne lui. Ah, ma allora puoi evocarlo quante volte vuoi, scusa. Sì, vai. Adesso possiamo andare. Ma chi è? No, è a tempo, vedi, 9 turni rimanenti. Vabbè. È a tempo. Vabbè, dai. Lo devi evocare solo durante il combattimento. Qua c'è qualcuno, io mi metterei così. No, ti devi parlare, parlaci. Parlaci tu, io non mi fido. Parlaci. Filmato. Nobody beats me at hide and seek. Will you play with me? Chi sei? Chi sei? I'm Oliver. I'm 7. Will you play with me? No. Non hai nessun altro con cui giocare, bimbo minchia? Vedi, guarda, questo, vedi, è legato alla missione quella appunto di quello addormentato, mi sa. Vedi? Fra poco magari ho visto un altro ragazzino, si chiama Daniel. Vai. I don't know anyone called that. Don't ask me again. Bugiardo. Sì, bugiardo. Vabbè, io gli darei corda però. Dai. Vuoi giocare? Ci sto. Vai. All right. I'll hide and you seek. Find me and you win. E se non ti trovo? Then you lose. D'accordo. Vabbè. Get ready. And no cheating. Vabbè, questo c'ha un occhio rosso e uno azzurro. È invisibile. Ma io è invisibile, ma tu lo vedi. Aspetta. Dove è andato? Qua dietro. Sì, qua. Sali dietro, ecco. Vieni poi, ti abbiamo un beso. Ma mica perché noi vediamo l'invisibile. Giochiamo di nuovo. Vediamo. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. They always tried to leave before I was done with them. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Ah, la famiglia. Seguilo. No, dove è andato? È andato di là. Aspetta che lo guardo. Ce l'ho. È dentro. È là. Però ci stanno menando. Non so se te ne sei accorta. Sì. Me ne sono accorta. Ma non siamo nei turni. Ma infatti non ci stanno i turni. Ok. Non so. Ma correnti oscure. Cosa sta succedendo? Ma che famiglia del piffero famiglia... è? Ma se lo trovo? Mamma. Cagnolino, mamma. Guarda, sta proprio là, non so se lo vedi. Sì, lo vedo. Proviamo a fare scatto. What path lies before me? Peccato. Vediamo. Ma non posso parlargli. Ma non vale però. E quindi devo per forza combattere contro questi qua. Sì. Marca. Questo è papà. Papà. Papà sta sul tetto. Mamma sta sul tetto. Vi ha addormentato a voi. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Io stavo pure più indietro di tutti poi. Non si sa come. Non posso fare niente. A me. Non so. Facciamo così. Ok. Tocca a me e... Puoi svegliare Karlach o no? Forse se mi avvicino sì. Provo. Avvicino.
No, devi cliccarci sopra. Se non puoi. No, allora no. Non posso. No, aspetta, sì, posso. Sono le mani, sì. Vai. Ok, perfetto. Ok. E non posso fare più niente. Torno indietro, però. Perché ho paura. Papà. Vai. Papà sta sul tetto, eh? Sì. Vediamo, papà. Babbo, babbino. Aia. A vedere. Io lo uso ma che è resistente al fuoco. Al fuoco, niente, no, niente. Terreo. Questo guarda, guarda, è proprio. Che genitori di. No, dai! Ancora! Ma chi è che fa la nina nana? La mamma? La mamma. Palle. A vedere. Sensibilità alla luce del sole. Che facciamo? Questa azione. Guarda, facciamo così. Vediamo se così ci vedono. Ok. E sto qua dentro. Picciano l'hanno visto. Mm-hmm. Velombra. Devi la mamma ha fatto un rutto. È scesa. Ok, allora aspetta che siamo forse protetti dall'oscurità. Sveglia gli altri, va? Sì. E magari bevi poi. Fai una bevutina. Sì. Da Gail no. Ah non sì, arrivo. Aspetta. Arrivo. Ok. E Carla cosa fa? Niente. Per attaccare deve uscire. Ma se sta qui. Anche se è lo svantaggio. Però. Vediamo. Ok. Ok, vedi, però l'ha preso lo stesso. Ok. Oh, non si avvicinano, eh. A parte il cagnolino. Papi non sa che fare. Mami si è avvicinata. Oh, mami si è avvicinata. Mami si è avvicinata. Mami si è avvicinata. Ma io no, non spingerla via. Non spingerla. Ah, no, vuoi no. Fare frantumare? Ma non posso. E no, perché da dentro. Perché sono in oscurità, Se vuoi attacchi in corpo a corpo, allora puoi, però hai svantaggio, come con Karlach. Uh-huh. O se no, se devi lanciare qualche incantesimo o freccia, devi esci, magari attacchi e poi rientri nella nube. Però devi avere anche campo libero, eh. Non è che puoi farlo così. Ok. E direi che può bere. Ok. Quindi Carla posso fare una chip? E no, io provo a. Guarda, io uso. Posso usare 42% svantaggio. Se no uso. Ah, proviamo a usare canto come prima. Oh. Spada canterina. Ok. Vado qui. 5 danni. Vabbè. Tocca Gail. Ah, Gail può uscire di qua e fare vendetto.
immune al veleno, resistente all'acido, resistente al tuono, al freddo. Allora usa questo, danni da forza. Tutto su papà. E poi torna grande dentro. Ecco. Vedi, devi far così, devi uscire, attaccare e torna dentro. Eh sì, cioè, però mi devo spostare, mi devo mettere dove si è messo Gale. Attenzione. Oh, ma questa però, la mamma è proprio un dito del posto. La mamma rischia, la mamma rischia. Ha detto? Niente. io posso... Guarda che è resistente ai danni da tuono, ricordatelo. Devi usare qualcos'altro. Usa il dardo incantato. Dai, usiamo il dardo incantato sulla mamma, tutti e due. Aspetta. Ok. Magari anche di livello 3, non so. Ah, globo radioso. Torna dentro. Cioè, facciamo... Non posso muovermi più di così. Porca. Ok. Ok, sei sicura? Sì, sì. E io devo uscire. No, se no esce Karlak. Esce Karlak. Vediamo. Ok. Ah, e può saltare dentro. Sì. Ah, però provoca attacco di opportunità. Può essere mosso con la forza. E vabbè, rischiamo. Risucchio di vita. Risucchio di vita. Ok. Provo io. Provo a fare la stessa cosa, vediamo. Ok. Dai. Mammina è motta. Ah, io posso... Ah, cazzarola, vabbè. Ho sbagliato, non fa niente. Niente. No, concentrazione interrotta. Urca. Cagnolino. Vabbè, cagnolino. Visto concentrazione interrotta. Vediamo. Avanzamento di livello. Dai. Dai, e meniamo tutti. Ok. Karlak. Qua. Dai, manca pochissimo. Sì. Ah, io ok. Gale, vammi livello 2. Sei di vita. E Gale direi che può anche bere un pochettino. Papino. Ah, non mi hai preso. Papino. Aspetta. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Oh, siamo sei, allora, siamo sei tutti di livello. L'hai vista? Swift as my feet can carry me. Senti, mo quel ragazzino io lo faccio nero. Aspetta, saliamo di livello o andiamo a parlargli? No, andiamo a parlargli, finiamola. Aspetta. Sì, sì, sì. Salva. Ecco. No, perché dovessimo ricominciare da capo, vero? Vai, vai. Oliver. Ci ha parlato di... I win. I always win in the end. Ma dove? You did better than most though, so I'll let you go. Here. Second prize. You'll need it. Ma dove? Cuore fanciullo. Ti ha dato qualcosa? Sì. Anello delle ombre mi ha dato. Cuore fanciullesco. Ma scusa. Vabbè, sto anello delle ombre fa un po'... Perché passare senza tracce, ma... più 10 alle prove di furtività. Boh.
Ho preso un bambolotto. Un orsacchiotto. Mm. Bambolotto di orso fugo. Orso gufo. Io dico così. Mi lasci fare. Apra anche la scrivania che è chiusa. Adesso provo. Tenta di nuovo. Anello dell'inibizione mentale. Quando un nemico fallisce un tiro salvezza contro un tuo incantesimo o una tua azione, diventa preda di affaticamento mentale per due turni. Affaticamento mentale. Lo mando all'accampamento, dai. Va bene. C'è anche la scrivania qui. Dov'è? Ah. Rapidità di mano, successo. Diario di Oliver. Questo mi sa che è importante. Leggiamo. Vai, leggi. Caro diario, giorno 1. Non succede mai nulla in questo villaggio. Sono pronto ad andare a Baldur's Gate. Se la mamma non me lo permette, scapperò per conto mio. Dice che ho io i polmoni troppo deboli per via del fumo. Ma che vita è? Se l'unica cosa che faccio è mungere i rotè? Giorno 7. Ah, una strana nebbia sta calando sul nostro villaggio. Non se ne va da giorni. Si fa fatica a respirare. Mamma si sta rimangiando le sue parole, dicendo che dovremmo andare in città e restarci per un po' finché non si diraderà. Partiamo all'alba. Giorno 14. Abbiamo provato ad andarcene, ma ci sono creature dell'oltretomba che si aggirano ai margini della nostra terra. È troppo tardi. Giorno 21. I rotè sono tutti posseduti, abbattono i recinti, si scontrano tra loro e si colpiscono a morte. Muoiono e poi combattono di nuovo. Tutto è ombra, proprio fuori dalla nostra finestra. Non riesco a vedere più in là di qualche passo. Giorno 28. Non sono ancora morto, ma morirò qui, vero? Riesco a malapena a respirare. Perché non entra in casa nostra? Perché la maledizione non ci colpisce e basta? Giorno 35. Non resisto più. Ho cercato di scrivere un libro delle mie memorie, ma non è servito a nulla. Sono troppo debole per scrivere belle parole. Morirò senza essere ricordato, sia quel che sia. Sta diventando inutile rintanarsi qui dentro. Non c'è nulla che possiamo fare contro questo buio incombente. Domani uscirò nella nebbia e riderò. Con affetto, un contadino che resterà per sempre sconosciuto. Però non ci ha sbloccato nulla. Beh, io lo prendo. No. L'hai preso tu? Sì. Ok. Ascia di papà. Kitty Yankee, combattente morta. Ah. Io vedo scritto ascia di papà. Ah, l'ho presa. Ah, ok. Ascia di papà. Ascia di papà. Una vecchia ascia da taglia legna infusa con una maledizione tenebrosa. Le tenebre più scure. Oh. Ma scusa, fammi riparlare col bambino. I won fair and square. There's no point in playing again. I want a challenge. Go on, find someone else to play with. Non no, possiamo, no, non possiamo. Ma anche nella mia run, comunque. Poi lui rimane qua così. Ma è chiaro che non è come sembra. Cioè, nasconde qualcosa. Ma sì, è ovvio. Forse è legato sicuramente alla missione, quella di. Di Alsin, probabilmente. Dici? Sì, gli abbiamo nominato il ragazzo che sta cercando, boh, non so. Ah, giusto, giusto. Però magari parlando con lui gli diciamo no, di questo però, ragazzino. Però per se beh, sì, anche non saprei, ma anche però la sua missione è risvegliare Art Callan è da tutt'altra parte, capito? Dalla parte opposta.
È anche strano che mettono qui proprio un viaggio rapido, capito? Come se appunto, i viaggi rapidi li mettono dove uno è più comodo. Quindi magari, sai, c'è proprio tutta una missione qua. Comunque, livelliamo. Livelliamo, vai. Allora, parto con Gale, così posso dare una mano a te. Ok. Livello 7. Attenzione. Comunque mi sa che siamo in anticipo sui tempi. Non mi pare che ero già a livello 7 a quest'ora. Comunque va meglio così. Allora, meglio così. Vabbè. Incantesimi. Hai sbloccato gli slot di livello 4. Attenzione. Attenzione. Nuove magie. Scudo di fuoco. Inaridire. Figo questo. Evoca elementare minore. Allucinazione mortale. Di livello 4 è tentato. Muro di fuoco. Scudo di fuoco. Un muro di fiamme ardenti che brucia chiunque aspetta, si avvicini troppo. Muro di fuoco lo puoi imparare. Ti ricordi che è da pergamena? Sì, quindi sì, quello sì. Lascia stare. Tempesta di ghiaccio. Tempesta di ghiaccio. Questa me la prendo. Cioè, anche questo scudo di fuoco avvolge il tuo corpo da un alone di fiamme spettrali che proiettano luce entro 3 metri. Dov'è? Ti rendono resistente ai danni da fuoco o da freddo e contrattaccano contro gli attacchi in mischia. Ah, è scudo di per 10 turni. Beh, questo è totalmente difensivo. Visto che mi buttano giù sempre. Ce l'hanno con me. Dici che però, di no? Sì, però adesso hai sbloccato come me solo uno slot incantesimo di livello 4. Capito? Solo quindi uno? Anche se ne puoi scegliere due di Ne posso usare solo uno. Ne puoi usare uno, a meno che sì, ne usi uno, poi a fine combattimento fai recupero arcano e recuperi lo slot di livello 4 che avevi usato e quindi poi in un secondo combattimento, capito, poi guarda questo, inaridire. Inaridire io lo prendo perché io Gale l'ho fatto necromante, quindi io allora io prendo tempesta di ghiaccio. Prendi tempesta di ghiaccio, va bene. Sì. E che altro posso prendere? Sì, così magari tutti scivolano. Hai capito? Va bene, sì, dai. Ah, allucinazione mortale. Questo. Ma quindi come secondo invece che cosa posso prendere? Come secondo allora, muro di fuoco lo impari, quindi a posto. Muro di fuoco, vabbè, ce l'abbiamo, ok. Anche confusione eventualmente lo puoi imparare, perché mi pare che le pergamene ce le abbiamo. Sì. Evoca elementale minore. Sì, potrei. Tra l'altro è anche della tua scuola, invocazione, scudo di fuoco. Figo, no? Dai. Almeno me diciamo, insomma, difendo sia dal fuoco che dal freddo. Sì, vabbè, no? sei già comunque. Vabbè, diventi forse immune a sto punto. Mi pare che hai già o una o l'altra di resistenza, o freddo o fuoco, comunque. Credo. E contrattaccano, sì, anche, no? Proprio a 10 turni è tanto, È tanto. Vabbè, non allora so se poi ci vuole tipo la concentrazione, però no, però non c'è scritto, quindi forse no, è automatico. Allora sì, prendi, dai, scudo di fuoco, prendi. Ok. E io non saprei cosa prendere. E adesso posso mettere dunque uno di questi due incantesimi, devo metterlo di livello 4.
Aspetta, levo questo blocca persone perché non... No, blocca persone non, tanto non lo stai usando, quindi ma io prendo allucinazione mortale. Lo levo. Allora, che faccio? Prendo le pezze di ghiaccio. Io levo tutto. Allora, tu hai palla di fuoco, giusto? Sì. Ok, e quella va bene. Ho mani bruciate. Mani bruciate. Sì. Per attaccare da vicino va bene. Da vicino, sì. Fulmine. Fulmine lo usi, lo usi meno però di palla di fuoco. Sì, molto meno. C'è questo glifo di interdizione che non uso mai. Sì, te l'ho fatto insegnare, ma alla fine non lo usi mai. Toglilo. Lo tolgo. Dardo incantato, lascialo. Sì, 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 quello lo lascio. Anche nube di impugnali lascio. Sì. E niente, adesso ci metto questi due. Glifo, dai, lo prendo io. Questo lo prendo io. Livello 3, livello 3. Fatto, io ho fatto, Ok. Ah no, questo no. Frecciaccia. Accetta. Di Menf. Faccio screenshot. Questo cappellino è proprio... Ok, dai, ci siamo. Allora, vedo gli altri, compreso me stesso. Allora, slot incantesimo livello 2, ok, sottoclasse, poi scatto disimpegno aiuto, ok. Posso imparare qualcosa di nuovo. Ah, che c'ho qua, passare senza scurovisione, no. Questo occupa concentrazione. Mamma mia, senti. Che suoni brutti. Cosa? Che suoni brutti che ci stanno. Io non li sento. Lo so. Non li sento. Lo so che non li senti, lo so. Tutto concentrazione. Non so. Ho a disposizione ben pochi incantesimi, ma poi quelli più utili uso sempre, però. Concentrazione. Oscurità. Qua concentrazione, ma non ne vale la pena. Anche questo abbiamo visto che non ne vale la pena. Se no mi tengo amicizia con gli animali. Cosa tolgo? Marchio del caspetta con... Marchio, vado a farmi una passeggiatina, che sì, dici? Sì, faccio una passeggiata. c'è un po' da... c'è po'. Devo pensare. Era per dire... Devo pensare. Che così, in questo modo, sì, mi vado a... mettere... No, perché sto pensando che... Allora, io ho due marchi del cacciatore. Io ho uno, deriva da un oggetto che ho equipaggiato, e l'altro dalla mia, proprio dai miei incantesimi. Marco del cacciatore però comunque è utile ovviamente per un ranger, anche se io prevalentemente cerco di fare sempre crescita di spine, perché abbiamo visto che è molto utile. Funziona molto utile, sì. Quando ci sono le strettoie così fa un botto di danni, perciò non so se dimenticare marchio del cacciatore per darmi qualcos'altro, ma... Sì, perché
La maggior parte degli incantesimi che posso imparare usano tutti concentrazione, ma io già con concentrazione lo uso per Africa di spine, quello che è, quindi se no dai, proviamo. Mi metto, visto che nessuno cura, magari in quei turni dove non so cosa fare. Ah, e anche raffica di spine, non è che non la uso spesso, perché però allora guarda, faccio così, dimentico marchio del cacciatore e metto cura ferite, vediamo, tanto vediamo com'è. Così accetto, tocca a Karlach. Karlach velocissima, ha guadagnato istinto ferino. Senti, due istinti. Ottieni un bonus più tale iniziativa. E non può essere. Karlach non può essere sorpresa. Ottimo. A posto. Dai. Facciamo. Facciamo un riposino breve. Non so. Vuoi fare un riposino breve? Sì, beh, siamo un po' feriti. Sì, beh, io sì, dai. Aspetta, risucchio di vita. Ah, siamo stati maledetti. Oh, madonna. Ma da chi? Aspetta, risolvo subito. Ma solo due Karlach. Sì. Casualità, voi due solo. Risolvo subito. Sì, risolva subito. Ma chi è stato? Però? No, scusa. Però. Vabbè, devo sacrificare. Vabbè, sacrifichiamoli. Facciamo così. Recupera livello 3. Ah, posso recuperarne un altro. Attenzione. Allora ne di livello 1. Va bene, dai. Già, giusto, perché varia in base al livello. Sì, ecco, non so se ci hai fatto caso, ma con recupero arcano, a ogni livello viene aggiunta una carica. Quindi mo ce ne abbiamo 4. Quindi se tu ricarichi uno slot di livello 4, li usi tutti nel livello 4. O se no, ne puoi recuperare 4 di livello 1, capito? Comunque, io uso rimuovi maledizione con Gale, così non dobbiamo fare il riposo lungo. Vedi? Sapevo che sarebbe tornato utile. Ma io lo sapevo già. Ecco. Però ora non ho più slot di livello 3, ma fa niente. Le fidanzatine sono di nuovo senza la maledizione. Facciamo così. E cos'è che ci avevo? No. Questo. Come si chiama sto ragazzino? Oliver. Oliver. Impariamo. Impara a muro di fuoco. Ah, vado? Lo lancio, dici? No, lo lancio. Vado? Muro, quante pergamene abbiamo di muro di fuoco? Aspetta, mo te lo dico. Vabbè, se no, imparalo prima tu. Una, ce n'è una solo. No, cioè io una ne vedo. Vabbè, no, se tu vai su libro degli incantesimi. No, non posso, non posso. Come non puoi? Cosa? Non posso impararlo. Come no? No, muro di fuoco non posso. Perché? Perché non ho i soldi. Ma te li do io i soldi. No, guarda, aspetta. Ciao Pallini. Guarda, io ho 23 oro. Esattamente la metà, guarda, tieni. Ecco. Grazie. Però non me lo fa imparare lo stesso. Aspetta. Ma come no? Aspetta, chiudo, riapro. Oh, adesso sì. Aspetta. Vai, impara muro di fuoco. Pergamena muro di fuoco, ok. Impara incantesimo. Fatto. Ok. Non so se è sparso in giro.
Però mi sembra che ce n'era più di uno. Anche a me mi sembrava ce ne fosse più di uno. Però fa niente. Non, no. Non c'è problema. Muro di pietra. Mazza, raro questo. Il muro di pietra di livello 5. Tienilo, tienilo. Mamma mia. Tienilo, sì, tienilo, sì. Lì che al prossimo livello lo puoi imparare. E niente, non c'è, c'era solo quello. Io invece imparo. Vabbè, puoi imparare anche tentacoli neri di Evard. Io? Sì. Imparalo. Ce ne abbiamo. Ah, qua c'è il numero 2, ne abbiamo, quindi posso impararlo anch'io. Dove sono più o meno? Ma se tu vai in libro degli incantesimi, fai prima, è più chiara la cosa. Okay. Vai in libro degli incantesimi e vai sul quel simbolo del libro col più. Il simbolo del libro col più. Ah, ok, ok. Oh, perfetto. Allora, mi hai detto? Tentacoli neri di Evard. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, ce ne sono due. Anche confusione è di livello 4. Ammazza, 200 costa, eh? È di livello 4. Ma stretta folgorante, okay. Non la so già. Poi che altro devo se vuoi imparare? Se vuoi vedi tu, non so, confusione per esempio di livello 4. No, imparo anche questo. Confusione. Okay. Confondi un gruppo. Richiede addestramento. Sì, vai, vai. Confondi un gruppo di creature inducendole a muoversi senza meta. Attaccare un bersaglio casuale o saltare il proprio turno in preda alla confusione. Se rincoglioniscono praticamente. Sì, però se vuoi imparalo. Così non al prossimo livello. Appunto, se tu hai la pergamena, al prossimo livello non impari cose che puoi imparare a parte, capito? Mm-hmm. A posto. Va bene, anch'io a posto, direi. Looking ahead. Bene, perfetto. Si cominciano ad assottigliare anche le pergamene. Va bene, dai. Benissimo. Ma dove vedi? Io direi. Ah, ok, dall'elmo. Ok, perfetto. Va bene. Io direi che possiamo salutare. Sì, possiamo salutarci qui con su queste salvo, dolci note. Salvo, assolutamente salva. Assolutamente. Canta per me. Sì, sto suonando. Mm-hmm. Per le piccioncine. I piccioni. Per i piccioni. E niente, dai. Ci sentiamo al prossimo episodio con le due innamorate. Sì. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.